Va ora in onda Novità in Compact, a cura di Francesco Ermini Polacci. Un saluto cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, eccoci qui alle nostre novità in compact. E voglio iniziare la puntata di oggi parlandovi del nuovo volume, esattamente il 14esimo, dell'integrale delle sinfonie di Franz Joseph Haydn che sta portando avanti il direttore Giovanni Antonini per l'etichetta Alfa. Antonini ha scelto per questo monumentale progetto che sta andando avanti, devo dire, anche in maniera molto, molto rapida, di dirigere alternativamente sia la sua orchestra, cioè il Giardino Armonico, sia la Kammerorchester Basel, l'orchestra da camera di Basilea. Ed è proprio quest'ultima con lui presente in questo 14esimo volume. Sinfonie che troviamo qui sono non sono certo fra le più eseguite, ma non sono per questo meno interessanti, accomunate da un dato sonoro che è quello di essere delle sinfonie maestose, imponenti, solenni, anche per un organico che accoglie trombe e timpani al loro interno. Il CD non a caso ha un titolo, come gran parte dei volumi di questa integrale diretta da Antonini, il titolo è l'Imperial e si riferisce in particolar modo alla sinfonia numero 53, una sinfonia dello sfolgorante re maggiore, che è quella che apre questo CD e che ebbe questo soprannome, come sapete diverse delle sinfonie di Haydn, però con il quale ebbe conquistò una notevolissima fama soprattutto nell'Ottocento, scritta in realtà nel 1778 e pubblicata qualche anno dopo appena da un editore inglese a Londra. E sapete che all'epoca le pubblicazioni funzionavano come veicolo di marketing davvero, davvero molto importante. Oltre alla sinfonia numero 53, appunto in re maggiore, l'imperiale, abbiamo la sinfonia numero 54 in sol maggiore, che risale grosso modo agli stessi tempi, quindi sono tutte composizioni nate per la famiglia Esterházy, e ancor prima risale la sinfonia numero 93, che troviamo subito dopo, anch'essa in uno sfolgorante do maggiore, che è una delle prime sinfonie appunto che presentano questo carattere festoso garantito dalla presenza delle trombe, una sinfonia che risale questa agli anni 60. Poi c'è una chicca, una curiosità: in fondo al CD troviamo una sinfonia in re maggiore che in realtà è un unico movimento in tempo presto che è diciamo circolata come finale alternativo proprio della sinfonia numero 53 che apre questo CD della etichetta Alfa e che probabilmente venne utilizzata come overture per un'opera di marionette. Sapete che nella Regia di Esterházy Haydn si preoccupò anche di allestire queste opere appunto affidate a delle marionette. Beh, direi a questo punto di passare direttamente a un ascolto e comincerei proprio dalla sinfonia che dà il titolo a questo 14esimo volume dell'integrale sinfonica di Haydn, la sinfonia numero 53 in re maggiore, l'imperiale, e vi faccio ascoltare il primo tempo, largo maestoso, vivace. Thank you.
Thank you.
Ed era questo il primo movimento largo, maestoso, vivace dalla sinfonia numero 53 in re maggiore di Haydn, così come l'ascoltiamo in questa interpretazione di Giovanni Antonini alla testa della Kammerorchester Basel, l'orchestra da camera di Basilea. Una lettura che avete sentito caratterizzata dallo slancio, da questi tempi sempre molto snelli, ben articolati, da questa energia vibrante, che sono un po' le caratteristiche che Antonini riesce a restituire a questo suo Haydn. E in questo, certo, questa pubblicazione, come dire, costituisce un nuovo avvincente capitolo di una integrale che, direi a questo punto senza ombra di dubbio, è destinata a diventare un punto di riferimento della discografia. Antonini riesce sempre a garantire, come vi dicevo, lo slancio, il dinamismo in movimenti come questo e in movimenti più veloci, e qui c'è da dire che la Kammerorchester di Basilea mi ha convinto di più che in altre registrazioni, ha un suono più, come dire, duttile, meno rigido rispetto ad altre interpretazioni di Haydn che abbiamo ascoltato in questi CD dell'etichetta Alfa. Dicevo, se Antonini riesce a essere appunto sempre così brillante, a tenere viva e desta l'attenzione nei movimenti appunto più veloci, pregi interpretativi si trovano anche nel modo in cui lui affronta movimenti lenti, perché rivela una grande raffinatezza, questo un respiro profondo che però non diventa mai soporifero, si accompagna spesso alla capacità di realizzare con grande precisione i dialoghi, con delicatezza, appunto, i dialoghi fra le varie famiglie degli strumenti. E a questo proposito vi propongo un altro ascolto, che è tratto dalla sinfonia successiva, movimento lento ovviamente, la sinfonia successiva presentata in questo CD dell'etichetta Alfa, che è la numero 54 in sol maggiore. Si tratta dell'Adagio assai, è un tempo lento fra i più estesi di quelli scritti da Haydn, ed è caratterizzato dalla dolcezza e dai toni davvero leggeri di una lettura che anche in questa dimensione espressiva non fa mai calare l'attenzione.
Ed era questo l'Adagio assai, secondo tempo della Sinfonia numero 54 in Sol maggiore di Haydn, così come ce la presentano Giovanni Antonini e la Kammerorchester Basel in questo CD dell'etichetta Alfa. Anche qui avete sentito questo fraseggio sempre molto teso, ma appunto profondo, che distilla ogni cambiamento, anche il più lieve, ogni cambiamento di clima espressivo e la capacità veramente molto interessante da parte di Antonini, con piena risposta della Kammerorchester Basel, di tenere sempre viva l'attenzione anche appunto in questi movimenti lenti, così come abbiamo elogiato la sua capacità di rendere appunto vivace la narrazione, ma maestosa anche in un movimento come quello che abbiamo ascoltato all'inizio di trasmissione, cioè il primo tempo della Sinfonia numero 53. Abbiamo in questo CD anche la Sinfonia numero 33, che vi dicevo, Do maggiore, quindi anche questa è una tonalità estremamente luminosa, e davvero questa lettura lancia bagliori, è davvero abbagliante da questo punto di vista, ma ancor più travolgenti sono i risultati che Antonini e la Kammerorchester Basel ottengono in quel movimento breve, che vi ho detto essere posto a conclusione del CD, questa sinfonia in re maggiore, probabilmente pensata come ouverture appunto per un'opera destinata alle marionette, dicevo questo presto che ha davvero le caratteristiche, ha caratteristiche travolgenti, è quasi una scarica elettrica, ecco, e possiede la vivacità incalzante e gioiosa di un'ouverture. Thank you.
Una sinfonia in re maggiore, il tempo è un presto davvero mozzafiato, quello che abbiamo ascoltato in questa lettura dalla prorompente verve ritmica garantita da Antonini e dalla Camera Orchestra Basel, appunto, in questa sinfonia in re maggiore che è un'ouverture fondamentalmente di Haydn, che davvero questa lettura rende quasi, ci fa quasi ascoltare un Rossini ante litteram. Davvero sarebbe interessante a questo punto sentire Antonini che affronta Rossini. So che l'ha fatto, ma vorremmo avere anche una testimonianza da questo punto di vista. Una lettura questa che chiude un CD davvero da consigliare, ripeto, è il 14° volume dell'integrale sinfonica di Haydn, affidata a Giovanni Antonini, nuovo capitolo e devo dire fra i più avvincenti di questa integrale che, come vi dicevo, a mio avviso si sta avviando a diventare un punto di riferimento della discografia. La registrazione è pubblicata dalla etichetta Alfa, come tutte le altre sinfonie di Haydn, di questo progetto Haydn 2032. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Ennio Morricone e il CD Cinema Rarities con Marco Serino, violino e direttore. E perché ritiro fuori Morricone? Perché il CD che ho davanti a me, un CD pubblicato dall'etichetta Aulicus Classics, si ricollega a Morricone perché contiene musiche di Paolo Vivaldi. Paolo Vivaldi è un compositore contemporaneo, compositore romano con diploma all'Accademia di Santa Cecilia, molto apprezzato da Morricone. Ecco dunque il nostro collegamento. Morricone ha sempre avuto parole di grande elogio per lui ed è autore Paolo Vivaldi di numerosissime colonne sonore, sia per quanto riguarda le fiction prodotte da Rai, da Mediaset, poi anche film. Vi ricordo fra i tantissimi titoli la serie Una vita promessa, i film dedicati a Adriano Olivetti, La forza di un sogno, a Rita Levi Montalcini, poi il film anche Non essere cattivo, per il quale Paolo Vivaldi ha ottenuto la nomination al Davide di Donatello. Insomma, sono tutta una serie di tappe importanti in una carriera che, se non sbaglio, è una carriera ormai trentennale, quella di Paolo Vivaldi. E dunque torniamo a questo CD, perché l'occasione di parlarvi di Paolo Vivaldi è offerto proprio da questa pubblicazione della Aulicus Classics, che presenta non musica destinata, diciamo, allo schermo, ma bensì due ampie pagine ispirate dalla letteratura, diciamo, e quindi in particolar modo da Italo Calvino e da Pierpaolo Pasolini. Le composizioni si intitolano Il sogno del cavaliere inesistente e Pasolini Il poeta della vita. Torneremo più in dettaglio su questi due lavori. Vi dico intanto che Il sogno del cavaliere inesistente, ispirato ovviamente al cavaliere inesistente di Calvino, è una suite per fagotto, una specie di concerto solistico, verrebbe da dire, per fagotto orchestra. L'orchestra è un'orchestra fondamentalmente di archi con percussioni e celesta, ed è una pagina che è stata cucita su misura per le doti interpretative di Paolo Carlini. Paolo Carlini, che fagottista, del quale abbiamo parlato anche in altre occasioni, già prima parte dell'Orchestra della Toscana, destinatario di tante pagine contemporanee, dicevo che troviamo Paolo Carlini come interprete solista di questo Sogno del cavaliere inesistente. Il complesso strumentale è quello dell'Orchestra della Toscana e il direttore è lo stesso Paolo Vivaldi, quindi nella doppia veste di compositore e di interprete delle proprie musiche. La musica di Paolo Vivaldi com'è? È una musica
che racconta e che ci fa vedere delle immagini, ricrea tutto sommato delle immagini, le realizza come riflesso di situazioni emotive, senza essere mai, diciamo, rispondenti a processi artificiosi, ma affidandosi piuttosto a un eloquio molto, molto naturale, che non di rado è anche avvolto un po' da un velo di malinconia. C'è un po' questa componente nella musica di Paolo Vivaldi. Amo scrivere temi, ha detto una volta Paolo Vivaldi in un'intervista, cosa che oggi è diventata un po' vintage. Questa dichiarazione è interessante perché effettivamente la musica di Paolo Vivaldi ha proprio anche questa caratteristica di presentare dei temi, quindi un tipo di modo di fare musica che arriva diretto. Temi che si trovano, che sono facilmente riconoscibili, che sono identificativi, e il concetto ovviamente è quello del leitmotiv di wagneriana memoria, diciamo, e questo avviene per esempio anche già all'inizio del Sogno del Cavaliere Inesistente, questa suite per fagotto e orchestra. Sotto le mura rosse di Parigi è il titolo del primo delle cinque sezioni di questa composizione, con evidente riferimento al famoso Incipit del Cavaliere Inesistente. Allora io vi faccio ascoltare proprio Sotto le mura rosse di Parigi, tra il Sogno del Cavaliere Inesistente di Paolo Vivaldi, con lo stesso Paolo Vivaldi alla testa dell'Orchestra della Toscana e solista Paolo Carlini. Thank you.
Ed era questo Sotto le mura rosse di Parigi, la prima sezione del Sogno del Cavaliere Inesistente, brano di Paolo Vivaldi, ispirato da Italo Calvino, appunto, ed è il primo brano, questo concerto per fagotto, potremmo dire, che apre appunto questo CD della Aulicus Classics, una lettura dove la sicura risposta dell'Orchestra della Toscana sotto la direzione di Paolo Vivaldi si sposa alla bravura di Paolo Carlini. E sappiamo, Paolo Carlini è un interprete, come vi dicevo, molto avvezzo alla musica del nostro tempo, e la sua bravura, oltre ad essere una bravura tecnica, è una bravura nella capacità di adattarsi proprio, in questo caso fa diventare il suo fagotto una vera e propria voce di emozioni, un personaggio, il personaggio appunto del cavaliere inesistente di Calvino, ora ironico, ora intenso, capace di toni grotteschi, ma anche capace di affidarsi a una distesa cantabilità. È un brano molto interessante, questo Sogno del Cavaliere Inesistente. E poi abbiamo Pasolini, il poeta della vita, che è l'altro brano di questo CD Aulicus, che è una specie di grande poema sinfonico che viene ispirato da Poeta delle Ceneri, questo poema autobiografico di Pasolini, che Paolo Vivaldi traduce in una, verrebbe da dire, quasi una galleria di immagini evocative, ora introspettive, ora dense, ora potenti. Davvero sono tanti i momenti di questo, chiamiamolo appunto, poema sinfonico, Pasolini, il poeta della vita di Paolo Vivaldi. Sono diverse sezioni, ogni sezione corrisponde a un verso di questo testo di Pierpaolo Pasolini, e in particolar modo, proprio per questa sua densità drammatica a cui facevo riferimento, ho scelto verso la sezione finale la parte che si intitola Come un falco che sapeva appena volare, e in particolar modo i versi sono questi che appunto vengono sono tratti proprio da questo poema autobiografico di Pasolini, e che sono questi. Su quei grami colli, veri cimiteri senza fiori, si lottò contro i fascisti e i tedeschi, e mio fratello, come vi ho detto, vi ha lasciato i suoi 19 anni, come un falco che sapeva appena volare, e volava così bene.
Come un falco che sapeva appena volare. Abbiamo appena ascoltato questa sezione conclusiva di Pasolini, il poeta della vita di Paolo Vivaldi, compositore che conosciamo attraverso questo CD della Aulicus Classics, interprete lo stesso Paolo Vivaldi sul podio dell'Orchestra della Toscana. E ricordiamo che nel brano iniziale, Il sogno del cavaliere inesistente, abbiamo anche un solista che è il dedicatario di questa pagina, ossia il fagottista Paolo Carlini. È un CD molto interessante che ci permette di conoscere da vicino una voce di compositore del nostro tempo. Fra l'altro voglio ricordare che proprio nei giorni scorsi a Grosseto è stato presentato un concerto intitolato Vivaldi, dirige Vivaldi, nato da questa idea appunto di Paolo Vivaldi e Paolo Carlini. È stato presentato questo concerto dove Paolo Vivaldi dirige le sue composizioni, alcune sue composizioni, ma anche del suo illustre omonimo, il prete rosso, ossia Vivaldi, ma Antonio di nome. E quindi, diciamo, in questo dialogo fra contemporaneità e barocco, questa proposta è stata presentata all'interno della programmazione di Agimus Grosseto, con la direzione artistica di Gloria Mazzi, e ci auguriamo che magari questo programma possa approdare anche da altre parti, in modo da ascoltare anche da vivo le composizioni di Paolo Vivaldi. E con questo ascolto di oggi si conclude Novità in Compact. Francesco Ermini Polacci vi ringrazia come sempre per l'attenzione e vi dà appuntamento al prossimo mese, augurandovi intanto un buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Novità in Compact a cura di Francesco Ermini Polacci.